verde, amica mia, no, che ti eri data così. Ciao, bello. Che si dice? Torna al lavoro, scemo. Fammi rilassati. È così cattivo con me. Deve essere il karma. Dannazione, ma chi è che ti ha assunto qui dentro? Mamma mia, Arancia, sei tu? Oh no, lo sapevo, si salvi chi va. Senti, allora. Ragazzi, c'è qualcuno che mi spiava, scappiamo. Ma prima devo mostrarti una cosa. Vuoi sposarmi? Bizzarro, e poi non uso anni. Beh, ti corrompo con un disegno, allora. Che carino, in effetti. Ehi, che fai, tocchi? Non si tocca. Sono una signorina timidina, io! Ma così mi spezzo il cuore! Non è divertente! Vieni, fatti prendere! Lascia che ti prenda! Questi cavi colorati sembrano così complicati! Forse se unisco questo cavo con questo qui e faccio così... Oh no! Ora sono tutti incastrati, scastrati, i maledetti! Non preoccuparti, ci penso io. Non devi fasciarti la testa prima di romperti. Lavora con efficacia. Fai le rese noioso. Oh, santo cielo! È rosso! No! Grazie, siamo giovani! Avete idea di che guaio ci siamo appena cacciati? Riunione! Ok, ragazzi, nome e ubicazione. Io e Verde eravamo all'ingresso. Sì, sì, è vero. Bene! Tagliamo la testa al toro, è stato lui! Cosa? No! Lo stavi seguendo! Ma io non buttarmi quel ditaccio addosso! Scusa, ma dovevo esserne sicuro! Perfetto! Ok! A posto! Ragazzi, ma quindi chi è stato? E allora sei stato tu! Esatto, è stato Rosso! No? Ehi, aspettate, no, fermi! Ma è tutto un equivoco! Beh, lo scopriremo tra poco! Ma mai più! Cosa? Non l'ha ucciso lui? Molto sospetto, ma sappi che ti tengo d'occhio. Intanto vedi di non avvicinarti troppo a me, ok? Uffa, non è giusto! Striscio! Ok, un po' più piano e dai, funziona! E vai! Villager, ma ci si recita alla fine? Che cosa vuoi tu? Io ho fame! Non abbiamo bisogno di psicopatici come te! Se la mettete così io me ne vado! Eppure io! Fermo! Che succede? Ancora uno! È stata velocissima! Ho sentito dei rumori! È morto un altro! Ok, riunione! Sei stato tu, Arancione! Aiuta! Sei l'impostore! Ma io non ero lì! È stata Viola! Lo sapevo! Non ci si può fidare di nessuno! Ma perché io? Ma che... Ok, visto le circostanze c'è! Un solo modo per assicurarsene! Non preoccupatevi, lo zio io, ci vorranno solo pochi secondi! Sono pur sempre un ingegnere! Quindi non sei tu! Il che significa? Evviva! Ma capisci allora... ora perché non possiamo sposarci? Sarò io a portarti dei fiori! Aiuto! Non hai detto di amarmi? Ehi! Ho della pizza! C'è l'ananas e tutto quanto! Ma dove ti nascondi? Ehi, te ne è rimasto un po'! Ma ehi, certo! Dino, che bello! In effetti, sì! Ma le fai abbacciare! No, Verde! È lei l'impostore! Sì, sì! Se ne sei accorto troppo tardi! Sì, ho fatto male! Cavolo, è la fine! Oh no! Devo fare qualcosa! Le senti le campane, eh? No! Ah, così, prendi la bella mia! Non picchio qualcosa da dire! No! Aspetta, ti scongiuro, dammi un'altra chance! Quella è l'impostatrice! E allora niente pietà! Sai, ora la perdente! Aspetta, non ascoltarla! Ehi, ma che cosa hai fatto? Hai premuto il pulsante arancio! Oh oh! Santa Piribilla, ma come hai potuto?
si ricorderanno di me come la vedova nera io che sono! Ho vinto! Mamma, mi sembra un incubo! Lo spero proprio! La mia anima! Perché lo fai? Niente di personale! Un'altra anima da rubare? Oh no! Non deve rubare il mio colore! Devo volare via! È scritto nel destino e ora diventerò più forte di te! È diventato cattivissimo! Che succede da queste parti? Scappa, Arancia, scappa! Che faccio? È come se avessi visto un film! Vieni! Se io fossi un mostro buono, dove mi nasconderei? Boh, però intanto qui c'è Arancia! Non ci vedo più nulla! E perché mi stai dando la tua energia? Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle! Pronti o no, sta arrivando! Forse dovrei attivare i miei superpoteri! Che cosa hai fatto? Oh, hai fatto un bellissimo lavoro! Ciao ragazzi! È stato divertente! Sento qualcuno altro avvicinarsi! Attenzione! Penso di essermi rotto un dente! Oh, sei tu! Amico! Non c'è tempo per i convenevoli, dobbiamo andare via! Hai visto quel che ho visto io? È rosso, si sta di chi può! Non possiamo avere una giornata normale! Non ho mai corso così tanto in vita mia! Goditi gli ultimi tuoi momenti! Dove è andato? Io sono un mostro buono! Dovrebbero accadermi cose buone! Speriamo che non mi trovi! Lo sento sempre più vicino! Spero che non mi trovi! Ora vai, sei mio! Ehi, Rosso, guarda! Mi sono qui sulla torre! Ma era verde! Sì, parlo con te! Ma guarda, ti do questa sembrina formichina! Oh, sì? Ora te la faccio vedere io! Ma che diavolo? Questa è la mia vera forma! Mi sembra una vespa! Non riderei più! Tanto non mi prendi, eh? Preso! No, ti prego, scherziamo! Poi siamo pericolosamente in alto qui! Più colore per me. Vuole catturarci tutti. Non ci posso credere, mi sembra un déjà vu. Non voglio che mi rubi il colore. Ops, troppo tardi. Mi ha presa, mettiti almeno in salvo tu blu. Mamma, che spavento, voglio andarmene via di qui. Vediamo come ci si sente essere viola. Ops, scusa, mi sbianco risecchito. Ed ora non so più dove nascondermi! Non ti preoccupare, ci penso io! Con i miei super denti scapperò via! Sei sicura di potercela fare? Non perché non ne avrei il tempo! Le mie gambe! No, non riesco a muoverle! Oh no, non di nuovo, Ciano! Alzati, ti prego! Mi dispiace, Blu! Scappa! No! Ed anche questo l'ho preso! No! Non è giusto! Tu sei il prossimo! Mamma, aiuta! Corri, Blu! Corri! Ed eccomi qua nella mia forma finale, il Super Ciano Rosso! Non sapete dove nascondermi! Che succede? Ma... Ciao, come stai? Ma oggi? Lei succedono cose brutte, Rosso va fermato! Io ho un piano, prima ho bisogno che tu lo distragga. Portalo a fare un giro, intrattienilo il più a lungo possibile. Ed intanto io e il resto dei lucchi aspetteremo te. Infine lo cattureremo. E questo, amico mio, sarà il suo game over. Cosa ne pensi? Mi sembra una buona idea, sono con voi! Oh, prepariamoci. Sì, allora. Ok, tu mettiti in posizione, allora io... Io intanto ti prendo la sprovvista! Lo sai una cosa, prendimi! Cosa? Stai sfidando la mia pazienza! Se pensi di prendermi così facilmente dovrei crederti! Dove è andato, maledetto? Sei troppo lento! Dove credi di andare, lurido pezzo di... Sbrigati, arriverai indietro, lumaca! Smetti o ti dimentirai! Si sta avvicinando! Ti ho preso! Ma com'è possibile? Oh, porca vacca! Bene, 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 fine della corsa! Game over, va bene! Ti prego, risparmiami! No!
Tieni, lascia che ti aiuti. Addio. Grazie per averci aiutato, ciao. Non c'è di che. Sono stanco di essere il cattivo, dovrei cambiare lavoro. Aiuto, lasciami andare. Non puoi sfuggirmi. Almeno ci provo. Eccati qua, beccati questo. Prova a schivarle tutti, forza. Ho l'ultra istinto, non lo sapevi? Oh no, non è possibile. So io cosa ci vuole, vado. Non puoi scapparmi, guarda, ti ho preso. Facciamo un giretto. Non voglio guardare. Siamo troppo in alto, fammi scendere. Stai fermo, mi scivoli. Che atterraggio! Oh, che fortuna! Un attacco rapido! Meglio verso le gambe! Ti ho mancato! Dove ti sei nascosto? Ti ho visto! Ma che succede? Questo non è blu! Questo? Ma è solo un cartellone! Mannaggia lui! Dove è andato? Ci è mancato poco! Meglio che me ne stia buono qui! Oh no 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 no! L'avrà sentito! Dove ti nascondi? Peccato! Aiuto! Devo! Ma certo! Ehi là? So che sei qui, scemo! Che sta succedendo lì? Ehi! Ha funzionato! Sono riuscito a camuffarmi perfettamente! Cos'è stato? La scatola è viva! Oh no! Vediamo che c'è dentro! Giallo! Finalmente ti ho trovato! Oh, poverino! Ma che è successo? Sapevi di avere un gemello? Mi dispiace di non avervelo detto. Vedi, mio fratello ha sempre avuto un'ossessione per competere contro di me. Purtroppo però gli andava sempre male. Io vincevo e lui sabotava con forza il mio operato. Era cattivo con me. Fortunatamente nostro padre appariva sempre al momento giusto, cercando di spiegargli che tra di noi dovevamo volerci bene. Poi un giorno decise di insegnarci finalmente a volare. Avanti ragazzi, venite con me. Vi insegnerò a volare. Vedete? È facile. Allora, chi dei due vuole provare per primo? Wow! Arrivo! Ci sono riuscito subito! Beccati questo, perdente! Ehi, non trattare tuo fratello così, eh! È stato proprio un colpo duro per me. Ma mio padre sapeva benissimo come sollevarmi il morale. Mi diede un giocattolo elicottero telecomandato come regalo. È stato il regalo più bello che abbia mai avuto in vita mia! A scuola invece i miei compagni ammiravano mio fratello volteggiarsi libero nell'aria. Era bravissimo, sai? Faceva delle azioni acrobatiche incredibili. Sembrava come se fosse un uccello vero e proprio. Questo è per voi! Evviva! Ancora tu? Io nella ricreazione adoravo giocare con il mio elicottero. E quando lo videro anche gli altri bambini, venni praticamente circondato. Erano affascinati. La mettiamo così, Ma a mio fratello non piaceva che qualcun altro gli rubasse la scena, soprattutto se ero io. Così diede un calcio fortissimo al mio giocattolo, che perdendo il controllo si schiantò su di me. Poi l'elicottero mi sollevò da terra. E così, senza nemmeno accorgermene, con il fumo lasciai una scritta nel cielo con su scritto ciao. Che roba! Rimasero tutti a bocca asciutta dalla mia acrobazia e come se non bastasse, schiantandomi contro l'albero feci cadere a terra tutte le mele. Alla fine erano tutti contenti. Ehi, questa! Precipito, aiuto! Cadi direttamente nel fango e gli altri bambini risero di me. Non potevo crederci, mi sentivo umiliato. E così sono scappato via e nella foga mi sono scontrato col rosso. E questo che cos'è? Beh, è una cosa che ho costruito per te. Davvero? Allora vuoi darmi una mano? Ma certo, mettiamoci al lavoro. Rosso, avevi ideato un modo per farmi volare. La migliore invenzione sulla faccia della terra.
Tutti i bambini del parco giochi volevano assolutamente farsi un giro con me e a me faceva piacere, ovviamente. I bambini si divertivano un mondo a volare ed io ero contento nel vedere tutti quei bambini felici. E la cosa non faceva piacere a mio fratello. Così afferrò una mazza, si avvicinò a me e mi colpì. Voleva impedirmi di volare. La botta fu così forte da stordirmi. Ehi, ma dove sono? Non l'hai capito? Hanno riso di conti! Fratellino, ma che fai? Ascolta, ora io seccherò ogni mostro che è tuo amico e non potrai fermarmi! Ti prego, no, non ci trovo niente! Lo show sta iniziando! Una volta tappata la bocca, mi ha chiuso in questa scatola. E chissà per quanto tempo ci sono rimasto. Ed ora vuole farvi tutti quanti a pezzi. Tutto qua. Oh, poverino, ti aiuto io, dai, dai. Guarda chi si rivede. Non la passerai, liscia. Ah, no? Vediamo allora se è vero. No! Più! Siamo attrapirato, Bobby Shatter! Lasciami! Addio! SpongeBob, salvami! Oh no, è terribile! Non posso permetterlo! Ti salvo io, Blue! Arrivo! Sto per morire! No, amico mio! Sono ancora vivo! Grazie, Giallo! Non devi più preoccuparti ora! Ma... non di nuovo, rammestaggiato! No! Lasciami andare, smettila! Non mi interessano dei tuoi lamenti! Te lo meriti! Tu meriti altrettanto! Questo ti costerà la pelle! No, 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 no! Che male! Vedo le farfalle, mamma! Oh, è la fine per me! Oh no! Ti salvo io, amico mio! Ho preso! Grazie, amico! Non è possibile! Aiuto, no! Finalmente, alla fine, ti ho preso! Aiuto, no! Ti è piaciuta la doccia? Uffa, non mi piace questa nuova vita! Ehi, aspetta! Ma sei Blu? Che ti è successo? Il solito! Sono caduto vittima degli esperimenti di Rosso! A questo giro l'idea era quella di trasformare i mostri in gatti! Il primo è stato Giallo e sembrava super, super spaventato. Non voleva assolutamente trasformarsi. All'inizio Rosso sembrava gentile, ma poi gli ha sparato e Giallo si è trasformato in un gatto. E poi gli ordinò di andarmi a cercare. Sembrava determinato. Io cautamente mi sono nascosto per osservarlo. Non voleva solo trasformarci in gatti docili e meschini. Il piano prevedeva anche la sua trasformazione in un mega micione. La caccia di Giallo iniziò e per primo trovò Verde che stava giocando con i Lucchis. Così Giallo decise di avvicinarsi a Verde facendoli scappare via. E quando Verde si girò, vide Giallo a forma di gatto ed era contento, l'ha pure accarezzato. Però a Giallo non piaceva e quindi l'ha morso. La cosa bizzarra è che dopo il suo corpo ha iniziato a trasformarsi in un felino. Le sue mani, il suo corpo, era cambiato tutto. E come sempre, Rosso osservava. Poi d'improvviso apparve Arancio tutto contento e Rosso gli spara con il suo raggio trasformandolo a sua volta in un micetto. Li stava prendendo tutti. Il suo piano procedeva senza intoppi. Verde poi si avvicinò a Ciano e Viola. Si è finto un tenero ed affettuoso gattino, ma in realtà voleva solo morderli per trasformarli in gatti. Io ero lì che osservavo tutto. E così c'era anche Rosso dietro di me, che mi sparò con il suo raggio trasformatore. Ti prego, fa attenzione, potrebbe essere nei dintorni. Ok, vedrò di fare attenzione. Ma che... Bene, bene. Ed ora ho preso pure te. Ci siamo tutti. Ed ora diventerò il cane da guardia. Aiuto, qualcuno di salvi. Ora basta. Dobbiamo agire subito.
La vittoria è mia! Eh? Ops, non doveva andare così! Buono! Dai, sul serio? Presto, devo fuggire via da qui! Aspettatemi, ci vorrà poco! Ti prego, no! Che ti ho fatto di male! Ora mi prenderò il tuo cogliuole! Ti prego, in ginocchio! E mi dispiace! Addio! È solo un sogno! Eh? Sono un fantasma? Ma che diamine, non posso crederci! Oh no! Ma quella! Sono io! Che sta succedendo qui? Ma quella è Ciano! Santo cielo, ma è andata! Sono qui! E dai, girati, rosso! Non può sentirmi! Chi sarà stato? Ehi, c'è un'arma! Sarà quella del delitto? Cos'è successo? E santo cielo, non è come sembra! Non posso crederci come non sappiamo a conclusioni affrettate, non sono stato io! Ma c'hai l'arma in mano, come fai a non essere stato tu? Imputiamolo del crimine, così impara il maledetto! Aspettate, è tutto un fraintendimento! Io non... stavo solo... Sono fuori strada! Ma certo, devo riuscire ad avvertirli! Non è stato rosso! Terra chiama blu! Ehi, parlo con te! Uffa, dammi retta! Che brivido! È come se l'atmosfera si fosse... Ehi, ma guardate! Delle prove! Ma questo è sangue! Bisogna assolutamente trovare il responsabile! Ma mi hai potuto, non so come! Non mi piace questa violenza! È che situazione di stalla! Che buona! Ehi, perché sei tutto ricoperto di sangue? Sei stato tu! Ma lasciate che vi spieghi! Dai, amici, non è come pensate! Stamattina mi era venuta una gran fame! E quindi mi sono messo a cercare un po' di cibo! Sentivo odore di buono e doveva essere mio! Così sono corso verso il piatto per papparmelo tutto! Ma ero arrivato tardi! Ciano era arrivato prima di me! A momenti si mangiava pure il tavolo! Così ho iniziato a pianificare la mia vendetta. Mentre quello si ingozzava con le mie patatine, ho deciso di dare una ritoccatina alla sua elica, che tanto ha iniziato a roteare senza freno. Un piano croccantemente geniale. Gnammi! Maledetto, quelle patatine me le ero cucinate stamattina, ti odio! Ah no, fermo, ma che fai? Ecco qua, sei uno sporco bugiardo! No, ma perché? Ma poi che storia era? Non sta funzionando, forse sei io! Ah, ma sì, certo! La telecamera di sicurezza ci darà una mano! Ancora quella sensazione! Ehi, c'è una telecamera qui! Ragazzi, forse ho trovato la soluzione al mistero! Ops! Ok, guardiamolo! Ehi, c'è Ciano! Ma che cos'è? Deve essere il killer! Uno di noi deve aver ucciso Ciano! Sembri proprio tu, rosso! Ragazzi, basta, non sono io! Me ne vado! Ora ci dirai perché l'hai fatto! E io non ce l'ho una spiegazione! Così non va! E se provassi a... Ok, proviamo! Di nuovo! Oh, ci sono altre prove qui! Guardate! Una pista evidente! Ma questo posto è così buio! Guardate, ci sono dei vestiti lì! Ho capito! Uno di voi si è travestito da rosso! Forse è colpa di verde per incastrarlo! Oppure tu, Viola! Oppure tu, Rosso! Anzi no, Viola, sembra sospetto! Sei stato tu! Oh, cavoli! E cosa te lo fa credere? Guarda i tuoi piedi, non lo vedi? Ma sì, certo! Queste impronte sono della stessa dimensione del tuo piede! Abbiamo un vincitore! Allora sei stato tu, Viola! Confessa! Va bene, sono stato io! Finalmente, amici miei, il mistero è svelato! E vedete, io sono sempre stato un mostro amichevole. Soprattutto con i bambini del parco. Ero io la star dello show qui. Questo fino all'arrivo di Ciano.
ha rubato tutte le luci del riflettore del parco, attirando a sé tutti i bambini. È solo perché sa praticare il karate. E da tutti piace il karate, tranne a me. E io non potevo sopportare quella situazione. Ero l'unico a perderci qualcosa in questo parco dal suo arrivo. Così ho deciso di eliminare entrambi dalla faccia della terra. Ed è per questo che mi sono dipinto e travestito da rosso. Per poterlo accusare dell'omicidio di Rosso. Era un piano perfetto. E non mi avreste scoperto se non fosse stato per... La prossima vittima sarai tu! Ah, qualcuno mi aiuti! Ah, preferivo morire. Ridatemi la libertà, mascalzoni! Poverina, non se lo meritava! Sono tutti preoccupati per ragazzi, me. Forse so come sistemare tutto! Ti è finita male, scemo! Che intende dire? Tu non sai di cosa sono capace. Vedrai. Forza, speriamo che funzioni. Ok, è tutto pronto. Devo solo invertire il colore del raggio e torna da noi, Shadow! Svegliati! Oh, ci sta riuscendo! Ci sta riuscendo! Ah! Sono... tornata in vita! Evviva! Non posso credere! Evviva la nostra amica tornata! Non finirà in questo modo, mi dispiace! Si sono scordati di questo! No, ridammela subito, ti prego! Povero sciocco! Noi siamo pronti a combattere il crimine insieme! Ah sì? E allora lo ti amo! Forza, fatemi sotto! Oh sì! Ora vedrai, sacco di cuore! Non te ne aspettavo, vero? Non proprio! Ma sono ancora vivo! Ed ora tocca a me! Guarda! Cosa sta succedendo? Ma aiuto! Non mentre ci sono io! Sarito! Sono ancora vivo! Guarda, non sei io di me che respiri ancora! È un incubo! È tutto un incubo! Qualcuno mi salvi! Non puoi scapparmi! No! Così tu fai un vuoi! Così vi nascondete, Tanto vi trovo lo stesso! È mancato pochissimo! È tipo come nei film, ma non è sempre stato così! Ophelia si era fatta male recentemente! Era in infermeria che aspettava di guarire e non riusciva proprio a volare! Rimuginando ancora e ancora, il dottore si ricordò di uno speciale in miscuglio chiamato Givanium, che provò suo figlio e appena obbligato dalla ragazza, la sua ala spezzata lui immediatamente. Seringion si stupì del risultato della sua medicina ed intanto io osservavo tutto da lontano chiedendomi che avrei potuto fare con quel potere tra le mie mani. Così me lo sono preso, ma mi ha beccato immediatamente. Voleva che gli istituissi la siringa e ho provato a far finta di niente, ma non ero così scemo. Sono corso via il più velocemente possibile, però sono inciampato in mezzo al corridoio. Ho visto volare via la siringa per vederla disintegrare in milioni di pezzi. Il liquido toccò il palo lì vicino, risvegliando uno di quegli schibidi. Siringion voleva giustamente pulirmi con uno dei suoi aghi. Stava proprio per farlo quando lo schibidi gli morse una gamba, poverino. Io intanto ho provato anche a recuperare un po' di quel liquido da terra. Ero scappato, ma Siringion si è trasformato in uno di loro. Purtroppo quei due volevano darmi a caccia per avere indietro il loro liquido. La cosa non mi faceva alcun piacere e quindi scappai coraggiosamente via. Oramai Siringion era diventato un essere incredibilmente malvagio. Prima mosse verde, poi Ophelia, ad infine il povero giocatore. Li aveva presi tutti! Ero spaventatissimo, così mi ammai di coraggio ed iniziai a fare qualche esperimento vario per trovare una cura. E mentre lavoravo, sono arrivati Sheriff e Bonsini ad avvertirmi che si erano tutti trasformati. La cura era finita, ma non sarebbe servita più nulla ormai. E Sheriff si è offerto di provarla su di sé. Voleva fermare quei battere malvagi a tutti i costi. Voleva diventare un eroe. E forse ci ero riuscito. Riuscì a bloccare gli schividi grazie al raggio laser dagli occhi.
non hanno potuto fare niente per difendersi e vennero scialacquati. Poi ho iniettato anche a Pausilia in modo che potesse aiutarlo nell'impresa. Ci stavamo riuscendo, tutto sembrava andare nel verso giusto. Fino a quando Villar mi ha sorpreso rubandomi la cura e scappando via. Era la nostra unica speranza. Aspetta, so di cosa stai parlando, hai te di questa siringa qui? Assurdo, ce l'hai tu! Mia forza, è finita per me. Oh no, non anche tu, Napoleon! È troppo tardi. Devo scappare via, via! Ma cosa è successo? Sì, scappate, scappate! Scappate, no! Oh, porca vacca! Oramai siete inutili, non potete vincere! Fermo lì, mascalzone, non puoi vincere! Ma fammi il piacere! Vai, sarò il tuo incubo! Oh no! Eccomi, Glenda! Non vincerete mai! Forza ragazzi, facciamogli vedere di che passo siamo fatti! Forza, fatevi sotto!